Il mio hamburger è più grande del tuo. Sono praticamente identici. No, a prima vista, ma se osservi bene, il mio è più alto e ha un diametro maggiore. Vabbè. E allora quei due cosa fanno? Non li posso guardare, si insospettiscono, no? Elementare. E allora? Guardali tu. Eh sì, li guardo io, così mi devo voltare dall'altra parte, come faccio? Appunto, se ti giri in un mondo smaccato e guardi la televisione, sei al di sopra di ogni sospetto, è elementare. Il leader palestinese Arafat è impegnato in un grande sforzo di mediazione a Tripoli e al Cairo, sin qui senza esito. Sadat ha dichiarato che le truppe egiziane impegnate negli scontri hanno impartito una memoria. Hanno proprio la faccia di due assassini. Secondo l'Egitto, sì, Il leader libico è uno strumento delle ambizioni sovietiche in atto. Il governo ha approvato la legge 300. Permetti. Prego. Dallo Stato alle regioni. La seduta del Consiglio dei Ministri si è condotta alle 3:30 della notte scorsa. Andreotti ha dichiarato che i cambiamenti apportati al testo della Commissione riguardano solo la migliore formulazione degli articoli. Il palazzo alle nostre spalle è il palazzo dell'Assemblea Nazionale Cinese di Pechino. In questo edificio si stanno svolgendo da ieri i colloqui che il nostro ministro degli esteri fa con gli alti dirigenti della Repubblica Popolare Cinese. Il viaggio ufficiale del nostro ministro era cominciato ieri con l'arrivo a Pechino, dove all'aeroporto era stato ricevuto dal ministro degli esteri cinese Wang Jia e dai più alti dirigenti della Repubblica Popolare. E ora passiamo ai fatti del giorno. Non si hanno più notizie in 3 giorni dell'aereo militare partito da Capodichino e diretto a Volta. Loro permettono? Non hanno dato alcun esito, tanto che c'è chi avanza l'ipotesi che sia stato catturato dagli UFO. Drammatico tamponamento nella nebbia. Oggi, sulla tangenziale est di Milano, in prossimità di Dimercate, la nebbia ha provocato il ribaltamento di un'autocisterna, contro la quale sono finiti altri 7 autoveicoli. I vigili del fuoco, prontamente accorsi, hanno estratto dalle lamiere contorte 8 feriti, 2 dei quali in fin di vita. Misterioso suicidio a Viterbo. Si è tolta la vita in una camera di albergo di quella città il giornalista americano Paul Erbiger, da molti anni residente in Italia. Ha sentito? Assolutamente oscuri i motivi dell'insano gesto. Unico indizio, un minaccioso messaggio anonimo che il giornalista stringeva nella mano sinistra. Abbiamo scoperto il tuo segreto. Sei nelle nostre mani, sei spacciato. Sanguinosa. Hai visto? Chi semina raccoglie. Porto Vinzaglio, un gruppo di banditi armati ha assaltato il furgone portavalori della banca di Italia.